Ah, infatti, eccolo qua. Allora, un Digimon a livello intermedio, come Agumon per evolversi ci mette 4, 3, 4, 5 giorni, mi sembra, più o meno. È un po' che non ci gioco. E Boyomon ci spiega quando ci mette, ma non ci vuole andare a parlare con lui. E una volta evoluto in campione, potremo andare ad esplorare la foresta qui giù. Prima non mi sento sicuro di portarci Agumon ora come ora, perché ci sono altri Digimon con i quali combattere e non lo vedo ancora pronto. Specie al primo giorno così. E all'inizio di questo gioco è un po' così, lento, però man mano che si va avanti e si fanno nuove scoperte diventa molto molto avvincente. Quello ve lo assicuro, perché non ci avessi giocato. Per chi ci ha giocato, insomma, lo sa. Pensa di andare a fare qualcos'altro. Ora sto aumentando di Agumon gli HP e la difesa. Agumon può evolversi in parecchi parecchi Digimon. E ho una mezza idea su chi farlo diventare. Come potete vedere, sono un po' timido nel parlare. Questo perché è la prima volta che faccio una cosa del genere. Gameplay così, mi sa anche un po' di strano di fatto. Ecco, prima fregatura. Agumon ha ancora fame nonostante abbia finito la carne. Non posso soddisfare questo bisogno. Tac, errore. Questa è sfortuna. Assume, è anche stanco. Bene. Prima giornata, andate in cassaforte con Agumon che se ne va a nanna. Io raramente salvo il gioco mentre il Digimon dorme, perché una volta mi successe che salvai e mentre dormiva fece i bisogni fuori. Disastro, evento disastroso. Da quel momento non salvai mai più durante la nanna. Ora andiamo a prendere la carne. Così strano rivedere la città. Io l'avevo fatta crescere, non dico tanto, perché penso di non essere arrivato nemmeno a metà di questo gioco, perché ripeto, poi mi si può rompere file, però era fantastico. La città pian pianino che porti Digimon si evolve in maniera incredibile. Le Sultanemon ti dice sempre te ne darò di più domani, ma dà sempre 3 pezzi di carne, salvo rari casi in cui dice che il raccolto è andato bene e te ne dà 5. Detto, volata al bagno. Sì, i primi giorni è tutto così, avanti e indietro tra fattoria, palestra, bagno e nulla di più. Mi dispiace che in alto a sinistra si veda il numero degli FPS, ma APSX e come emulatore causava lag, e questo invece no. L'unica cosa è che Fraps su questo registra il numero degli FPS, mentre su APSX no. Mi spiace, è un po' brutto da vedere, però pace, insomma, non è nulla di grave o di insopportabile, secondo me. Preferisco non avere lag, e per lag intendo che il gioco va a scatti, si blocca, cose così. Riesco a specificare prima che la gente venga a dire lag è quello per internet e cose varie così. D'ora in avanti, se mi sentite dire lag, è perché per lag intendo quando il gioco va a scatti. Noto che sta sui 50 fps fissi. Buono da vedere, direi. Stiamo andando un po' in tutto, devo dire. Mettiamo anche la velocità. Portiamo tutto sopra i 100. Da piccolo cercavo sempre di farlo evolvere in Greymon, Agumon, ma non sono mai riuscito ad averlo. Oggi non sembra avere fame. Quella gocciolina, quel fumetto, perché i fumetti esprimono i bisogni del Digimon. Quel fumetto indica che il Digimon è stanco, deve riposare. Per farlo riposare,
vedere quando è stanco, gli HP non sono nemmeno al massimo, ma ce ne sono 30 meno e gli MP sono 100 in meno del totale. Quando è stanco, il Digimon va portato alla casa di Gigimon da Punimon, questo Digimon qui rosso, che è in grado di farci riposare un'ora e di fargli recuperare, insomma, la stanchezza. Infatti, recuperati pienamente. Diamoci giù una salvata. E infatti la prima volta Gigimon ci spiega che quello è per salvare, insomma. Salvo parecchio spesso, perché non si sa mai. Per comunque evitare spiacevoli inconvenienti. Spero che la parte non verrà troppo lunga per essere la prima, perché poi sennò per uploadarla ci vuole secoli. E spero che venga anche in buona qualità, visto che ho dovuto abbassare quella di registrazione per Fraps alla qualità massima, perché sennò venivano dei file veramente giganteschi. Giganteschi. Agumon se ne va a Nanna per la seconda volta e ci apprestiamo verso la fine, insomma. Buongiorno. Il fatto che non abbia mangiato niente non è per niente un buon segno, però meglio così. Cibo risparmiato, visto che i primi tempi è oro il cibo. Ora quasi quasi potrei andare nella foresta. Infatti ci ha dato 5 pezzi di carne, come potete vedere ne abbiamo 8. Stavolta è stata di parola Tanemon, su, e di andare nella foresta, insomma. Dico che è diventato forte Agumon, però ora capirete cosa intendo. Appena entrati nella foresta arriva un altro Agumon ad accoglierci. Ora non l'ho schivato di proposito, vabbè. Non parla, non dice una parola, e allora come non combatterlo se non ammanate? Pronti via, c'è la prima battaglia. Me ne sta un po' dando. Però la battaglia è strana, segue gli ordini, però a volte fanno anche un po' per i cavoli loro i Digimon. E mi sono appena ricordato di dover settare select su un altro tasto, perché quello del mio joystick è rotto e quindi non va. La battaglia è finita con la vittoria di Agumon, abbastanza facile. Tutte le statistiche sono di 1, 100 bits, che sono i soldi, e Agumon ci ha anche droppato, parlando in termini tecnici, comunque ha lasciato cadere in terra un chip di recupero energia. E qui inizia a parlare Agumon, dice ho perso, e tra noi e noi pensiamo invitiamolo in città. Agumon ha dei vecchi ricordi della città e decide di venire, insomma. Piacere di conoscerti. Ta 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 ta. E Agumon entra in città. Così capiamo qual è il nostro obiettivo e iniziamo a girovagare chiedendo alla gente di venire in città. Il mio invece di Agumon ora mi sta facendo pagare caro un giorno di digiuno. Bravo. Finiamo di esplorare questa zona in cerca magari di qualche fungo. Nella foresta spesso crescono. Eccolo là. Il fungo sfama. Digifungo normale sfama quanto un pezzo di carne. Perciò un pasto iniziale è molto utile. Questa è la zona bassa della città,
vuota, però come ora lì c'è Tsunomon che ti descrive un po' come l'isola, veramente veramente vuota. E voi dite, ma i Digimon che vengono in città, cosa ci vengono a fare? Beh, diciamo che aprono delle attività, come per esempio qui, come potete vedere, prima era tutto rotto, ha restaurato la banca oggetti. Quando si ha l'inventario pieno degli oggetti in più, basta portare, andare da lui, depositarli lì e sono al sicuro. Anche perché se si perde in battaglia c'è il rischio di essere sia derubati di soldi che di oggetti, insomma, e non è tanto una buona cosa da sopperire. Boh, ogni tanto sparo. Boh, vabbè. Torniamo ad allenare Agumon in attesa della sua evoluzione, sperando di indovinare l'addestramento. Io più o meno mi ricordo qualcosa dei valori per l'evoluzione, ma non dico ricordi vaghi, ma quasi, Sì, so che si potrebbero trovare volendo delle guide su internet, ma poi che gusto c'è?